Mio padre era come una miniera di ricordi, sia per aver partecipato direttamente a quegli eventi e quindi raccontava minuziosamente sin dall'avvio del 27 settembre le prime barricate, i primi scontri, anche la paura ovviamente di rimetterci la vita, ma anche lo slancio che era nella sua azione, e lo slancio era dettato dalla voglia di riscatto, di ribellione di fronte a un regime che aveva portato alla distruzione un paese, che aveva calpestato i diritti e la dignità di un intero popolo. Lui aveva appena 16 anni. Una grande partecipazione non solo di cittadini ma soprattutto di scuole del territorio questa mattina ha sottolineato l'intitolazione ad Antonio Amoretti, di recente scomparso, ultimo partigiano delle quattro giornate di Napoli, i giardini della piazza più rappresentativa proprio perché già dedicata alle quattro giornate al Vomero. È stata una grande partecipazione di studenti, di docenti, di cittadini in un quartiere importante che ha rappresentato un momento molto significativo della rivolta delle quattro giornate di Napoli, e quindi questa partecipazione soprattutto degli studenti è molto significativa perché significa che è una memoria ancora molto vissuta, molto sentita e che può essere rinnovata ogni giorno con l'impegno quotidiano.